Mia mamma dice che io sono il suo principe azzurro, ma qualche volta piange di nascosto. In quei momenti alle favole non ci credo più, perché la sclerosi multipla non è contagiosa, ma fa soffrire anche me. La sclerosi multipla non è contagiosa, ma ferisce tutta la famiglia. Aiutaci a realizzare per loro una rete di protezione in 50 città italiane. E dalla musica passiamo al teatro. Buongiorno. Grazie per essere qui. Teatro che è sempre la mia più grande passione. Parliamo di Portici perché è il ci sono anche qua, ci lavoro, ci vivo quasi, quindi perché non parlarne? E sono qui con Giorgio Bruno, Portici in teatro. Innanzitutto grazie, perché quando si dà spazio al teatro è sempre bello, e purtroppo il teatro non sempre trova spazio. Raccontacelo, una rassegna, un premio dedicato ad Antonio Allocca. Sì, questo è un premio che nasce principalmente in ricordo di Antonio Allocca, che era nativo porticese, da cui Portici in teatro, premio Antonio Allocca, per dar lustro a quest'artista che tanto ha dato, insomma, alla città di Portici, a Napoli non solo, con le sue produzioni teatrali e cinematografiche. Abbiamo avuto il piacere di coinvolgere la famiglia Allocca con Giovanni, il figlio, e abbiamo creato questa rassegna molto particolare, una rassegna che è aperta a tutte le compagnie monologhisti semiprofessionisti della penisola. In un modo però inusuale. Sì, sì, perché non è una rassegna fisica, ma è una rassegna virtuale a cui si partecipa tramite l'invio di un lavoro in DVD. Questo lavoro viene visionato dalla nostra giuria, fatta da un Davide Donatello, che è il nostro presidente di giuria, Ernesto Maier, e attori e registi professionisti, che analizzando questo DVD vanno a assegnare poi una serie di premi da bando, che sono di miglior attore e attrice protagonista, non protagonista, regia, allestimento scenico, caratterista, oltre che una componente molto particolare del nostro premio è quella social, perché noi permettiamo, ecco, appunto proprio per la formula particolare della rassegna che è virtuale, alle altre compagnie, tutte le compagnie iscritte, di poter visionare il lavoro altrui semplicemente andando sulla nostra pagina Facebook, su YouTube, andandosi a vedere i contenuti delle altre compagnie, in modo tale anche da dare una sorta di trasparenza. Cioè, è interattiva, sì, a passo, sì, proprio con i tempi. Come ti è venuta questa idea di strutturarlo così? Allora, l'idea innanzitutto è nata dalla mia grande passione per l'arte teatrale. Sì. Posso chiedere in studio un po' di silenzio? Grazie, grazie. Mi sento molto maravenire quando faccio questa cosa, però mi costringono a farlo perché non capisco un tubo. Dicevo, il tutto è nato innanzitutto dalla mia grande passione per l'arte teatrale. Io ho fatto teatro a livello amatoriale ed è stato sempre un grande piacere condividere questa passione con i miei colleghi, con i miei amici. Poi da qui l'esigenza di dar lustro non solo a un attore, quindi un ricordo di un attore, ma fare in modo che le compagnie, tutte le compagnie, al di là di un'eventuale iscrizione ad enti e federazioni, perché tu, come ben sai, il teatro, così come qualsiasi altra arte, talvolta è viziata magari da quella che può essere l'appartenenza a un dato ente piuttosto che a un altro. Però, e purtroppo c'è da dire anche che ci sono delle difficoltà economiche per le compagnie. Altro che. Non tutti hanno la possibilità di potersi iscrivere, permettersi un'iscrizione o pagare delle quote annuali. Noi con questo premio, che ci tengo a sottolineare è totalmente indipendente, diamo la possibilità praticamente a tutti, compagnie anche non costituite, di potersi esibire. In qualche modo offriamo loro proprio una vetrina. In modo molto free, molto libero, tranquillo, molto anche trasparente, perché loro hanno la possibilità di poter visionare tutti i lavori. Come ben sai, una rassegna talvolta, magari anche per impegni personali, non sempre si riesce ad essere presenti a tutti gli spettacoli. Così noi facciamo in modo, dando veramente il massimo da parte nostra, anche da parte del nostro staff, di offrire una vetrina pari, uguale per tutti. Quindi tutti hanno questa possibilità di farlo. E l'esigenza da parte mia era proprio questa. E poi si conclude il teatro con... è libero, fondamentalmente. E tale dovrebbe essere libero. E poi si conclude con questo gran galà, no? Dove c'è l'assegnazione... Sì, sì, un po' in stile notte degli Oscar. Noi in realtà proiettiamo i pezzi delle varie compagnie presentate, e in base alle varie categorie ci sono delle intro particolari, proprio in stile notte degli Oscar, quindi con questo nome immaginato, miglior attore protagonista, e le 5 nomination dei vari attori che sono stati designati dalla nostra regia, dalla nostra giuria. Giuria. Peraltro io colgo l'occasione anche per invitarti, perché insomma sei stato così cortese. Sarebbe assolutamente sì, quel teatro. Sai, a volte io...
A me dà un po' fastidio questa distinzione amatoriali, professionisti, semiprofessionisti, perché poi alla fine il teatro è arte, nessuno dovrebbe... Noi viviamo molto attaccati a queste etichette, non so se sei d'accordo. Guarda, io sono d'accordo e a maggior ragione ti posso dire che spesso i nostri giurati individuano tra le compagnie, insomma, di semiprofessionisti delle eccellenze che magari anche per motivi, ecco, personali, mancanza di modo proprio per poter studiare e approcciarsi a questo tipo di arte, non hanno mai potuto rendere di quella passione un lavoro. E noi non facciamo questa distinzione. Bravo. C'è da un punto di vista, voglio dire, ecco, semplicemente nominale, ma fondamentalmente noi viviamo il teatro per quello che è, per la passione e le emozioni che riesce a dare. Ti trovi d'accordissimo, perché è effettivamente così. Poi dietro queste compagnie che si definiscono amatoriali, ma ci sono dei sacrifici veramente enormi. Assolutamente. Spettacoli curati nei minimi dettagli. Tecnicamente può mancare qualcosa, ma dov'è la tecnica quando si parla di arte? Io sono tutto un concetto. Certo, ma poi ci sono mesi e mesi di preparazione, come ben sai, il periodo delle prove, tanti sacrifici per allestire anche una scenografia di livello. Infatti noi nel nostro premio andiamo a curare proprio ogni aspetto, anche l'allestimento scenico, che possa essere il caratterista. Oltre che edizione che la è questa? Questa è la quinta edizione. Quindi voglio dire, è un progetto che porti avanti già da un bel po'. Si terrà alla Reggia di Portici. Alla Reggia di Portici, la serata ci sarà il 15 giugno e la cosa più importante è che sono aperte da poco le iscrizioni ed è possibile iscriversi fino al 15 aprile. Quindi, entro il 15 aprile vanno mandate le candidature. Vanno mandate, sì, insomma. I DVD, spieghiamo bene. Allora, basta andare innanzitutto sulla nostra pagina Facebook Portici in Teatro, in qualsiasi posto è presente il bando e la domanda di partecipazione. Si scarica la domanda, la si compila con i dati, insomma, della compagnia. Ripeto, non è necessaria alcuna appartenenza o costituzione della compagnia stessa, si inviano 3 copie del lavoro che si intende far visionare alla nostra giuria. Quindi 3 DVD. 3 DVD e tutti partecipano. Inediti. C'è anche un premio per il miglior test inedito, ma non è necessario, non ci sono vincoli temporali, quindi anche con un lavoro di 2 anni fa tranquillamente si può partecipare, purché non si sia partecipato ovviamente alle precedenti edizioni. Mi sembra giusto. Si invia questo DVD e tutti verranno visionati, quindi al pari. Abbiamo anche un contributo video, ce ne sono 2, iniziamo a vedere il primo, poi continuiamo a parlarne, prego. C'è. Ed ecco, e complimenti anche per la dedica dall'Occa, perché anch'io trovo sia una cosa molto carina. È una passione tua proprio anche per all'Occa, oppure com'è nato poi la dedica? Allora, indubbiamente da porticese i grandi artisti, insomma, della nostra terra, certo, così come magari per un sangiovese Massimo Troisi, ma in generale gli artisti campani vanno onorati. Personalmente apprezzavo molto l'artista in sé e ho avuto il piacere di conoscere Giovanni, il figlio, con cui è nata subito questa sinergia. Noi abbiamo sentito da subito l'esigenza di creare qualcosa che potesse ricordarlo, tant'è infatti c'è anche il premio per miglior caratterista, insomma, nel nostro premio. E l'hai curato nei minimi dettagli, non ti scordate niente. Questo è bello, vuol dire che c'è passione in quello che fa. Sì, ed è una cosa a cui noi tenevamo personalmente molto e ci fa veramente molto piacere che ci sia questa forte sinergia con la famiglia. Poi Giorgio anche è un ottimo conduttore, ha avuto modo di conoscerti al premio sulla comicità barra carbone, premio carbone. Premio carbone, sì. Dove sì, poi ho conosciuto i Doppio Senso Cabaret che lavorano. Talvolta nascono poi queste sinergie oppure queste collaborazioni. Io ti ringrazio, mi lusingano i tuoi complimenti, peraltro. Assolutamente no, è vero, perché voglio dire, a che serve dire, quando c'è una cosa bella da dire si deve dire sempre. Poi chissà che non ci si incontrerà anche artisticamente. C'è un altro contributo, vero, sul premio Teatro Portici. Vediamolo. Mi rivolgo in particolare a chi fa parte di Portici in Teatro, premio Antonio All'Occa. Un saluto particolare
a Portici in Teatro. Portici in Teatro. Bellissimo, importantissimo premio del grande Antonio Allocca, Portici in Teatro. Portici in Teatro. Portici in Teatro, va sostenuta sempre, comunque in ogni caso. Portici in Teatro. Portici in Teatro è una gran bella iniziativa. Portici in Teatro. Via Portici in Teatro. Siccome siete stati bravi, vi porterò a Portici in Teatro. Portici in Teatro. Grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi di Portici in Teatro, grande iniziativa. Dovete aprire le porte ed entrare a Portici in Teatro. E portateci in teatro facendoci vedere belle cose. Mi raccomando, sempre. Ecco, ricordiamo quindi l'email premio teatrale Portici @gmail.com dove si può richiedere informazioni, e poi c'è la pagina Facebook. E anche Instagram, peraltro, Instagram. Abbiamo creato premio Portici in Teatro, quindi siamo, insomma, completi. E poi penso sia anche la tua pagina, no? Giorgio Bruno, su Instagram, in modo che c'è da chiedere informazioni, e nel caso le istituzioni, i comuni, le regioni vogliano aiutare queste iniziative, ci fa sempre piacere. Anche perché mi sposo con questo che tu mi dici, perché effettivamente è un premio indipendente che da 5 anni a questa parte risulta numericamente quello più seguito d'Italia, cioè quello con maggior numero di partecipanti. No, ma poi sai cos'è? Che siamo giovani. Quando un giovane si mette a fare determinate cose per passione, credo che chi è sopra di noi dovrebbe avere quasi il dovere di dover dire: ma sto Giorgio che sta facendo? Andiamo a vedere se... Quindi il sindaco di Portici, tra le altre cose, è una bravissima persona. Sindaco, voi scordate. Posto? Grazie Giorgio, complimenti per quello che fai. Ci fermiamo per qualche istante e ritorniamo a Domenica sulla Luna. 45591 SMS. La mia mamma dice che io sono il suo principe azzurro, ma qualche volta piange di nascosto. In quei momenti alle favole non ci credo più, perché la sclerosi multipla non è contagiosa, ma fa soffrire anche me. La sclerosi multipla non è contagiosa, ma ferisce tutta la famiglia. Aiutaci a realizzare per loro una rete di protezione in 50 città italiane.